Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze. Torniamo a parlare un po' di calcio. Non avevo voglia, ma ho sentito tanti disfattisti, tanti ragazzi. Non bisogna offendere troppo, parlare sempre per essere di parte uno, perché in base a dove è arrivato. No, ragazzi, nel gioco del calcio si può perdere anche giocando abbastanza bene, come è successo a Napoli. Non abbiamo un tasso di qualità molto elevato, secondo me, perché se in due partite siamo riusciti a fare solo un gol a questo Napoli, secondo me abbiamo anche qualche problema a livello di qualità tecniche. Dopo ognuno la può vedere differentemente, ma alla fine resta il fatto che è così, perché se arrivi lì e metti in condizione di fare il portiere, di fare dei grossi interventi, per me la colpa è perché hai un limite a livello tecnico, che in certi momenti il piede caldo, il piede freddo non ce l'hai. E quindi non c'è niente da fare, ragazzi. Questa squadra, poi c'è una cosa che gli manca, secondo me, che non dice quasi mai nessuno. Non capisco se non lo vogliono dire o. Questa squadra manca di un vero leader nel terreno di gioco, in campo. Perché adesso cominciano a essere due gol presi in una maniera che io quando giocavo al calcio, non so perché, forse mi fermavo io o gli dicevo un altro coprimi intanto che vado su, ma non, quando tutte le partite che ho fatto, migliaia di partite, non ho mai preso i due gol che abbiamo preso quest'anno. Il pareggio del Napoli e il gol a Firenze, no? Mi vengono in mente. Quindi qui manca proprio un leader non lo fai, non lo trovi, ci sei, ci nasci così. Brozovic non è il leader è uno che tiene prima di tutto al gruppo, alla squadra, ma anche in campo, è abbastanza uno sguardo. Baresi, Maldini, Scirea, tutta questa gente qui ti guardava, Tardelli ti guardavano quando facevi delle stronzate. Non si può in un calcio d'angolo prendere un gol così, ragazzi. Ma quasi neanche alla PlayStation si prendono questi gol. E vedere Eriksen, che è il giocatore più avanzato, a parte gli attaccanti, che deve rincorrere Insigne, mi fa veramente incazzare, ma non è colpa dell'allenatore o del singolo giocatore, proprio perché questa squadra manca di uno che abbia i coglioni per dire fermo, avanti, da qua non si passa, non andare su, fermati qui, non serve, stiamo vincendo 1-0, ci sono ancora 70 minuti per poter fare il secondo gol. Ma è possibile che riusciamo a prendere dei gol così? E poi diamo la colpa a Conte. Ma che cazzo di testa ci avete anche voi? Ma i tifosi dell'Inter, io non so se hanno delle malattie o il virus vi ha peggiorato. Che cazzo c'entra Conte con Eriksen che mi sembra di vedere, alla fine, spero di sbagliarmi, ho i miei dubbi, un piccolo Bergkamp con meno fantasia davanti alla porta, perché Bergkamp davanti alla porta faceva più male. Spero di sbagliarmi. Perché mi sembra che gioca in punta di piedi, ho questa sensazione. Forse può andare bene in certi posti in Inghilterra, ma in Italia ti spaccano. Non lo so, io spero di sbagliarmi. Io spero che. Perché sennò altrimenti andrebbe. Quel giocatore lì deve essere il giocatore che ci fa la superiorità numerica. Salta l'uomo e poi ha due alternative. O passo la palla bene all'attaccante in condizioni di segnare, o vado a concludere io. Spero di sbagliarmi. Io fino adesso l'ho visto in poche partite, mi dà questa sensazione. Per il resto, ragazzi, cosa devo dire? La qualità tecnica manca quella. Poi c'è Bastoni, ogni tanto è sulle nuvole. I due centrali hanno giocato decentemente. Abbiamo trovato una squadra che dopo che ha preso 3 gol con noi, Gattuso, intelligente, perché uno lui sì che era un leader. Allora quindi c'è anche l'intelligenza, qualcuno vuol dire di no, ma uno che giocava nel Milan a quei livelli lì, per me è molto intelligente, dopo ognuno la pensa come vuole, questo è un altro discorso. Dopo che ha perso 3-1 contro di noi in casa al San Paolo, ha cambiato la disposizione dei giocatori. Ma
non i numeri, o, no, no, dice sempre: stiamo tutti dietro la linea del pallone, lasciamo solo uno davanti e vediamo. Così ci fanno meno danni gli altri. È stato uno dei pochi a battere la Juventus quest'anno, mi sembra, no? Dopo che ha battuto, che ha perso contro di noi, ha battuto la Juventus 2-0. Mi sembra, non vorrei sbagliarmi, se non mi sbaglio. Quindi, ragazzi, il Napoli, tecnicamente, come toccano la palla, io ho visto sabato, non sono inferiori a noi. Fate attenzione, noi dobbiamo stare molto attenti ad arrivare terzi. Ok? Ricordatevi queste parole, noi dobbiamo stare molto attenti all'Atalanta, perché l'Atalanta ha due o tre giocatori che sono più forti di noi, uomo contro uomo. Fate attenzione a quello che vi dico. Teniamo questa posizione in campionato, con questa squadra che abbiamo in questo momento, con questi giocatori, con questo... Poi, meglio che sto zitto su Lautaro, perché se il suo maestro di vita è l'ex centravanti che aveva l'Inter, ok, quello che alla sera che ha vinto la Coppa dei Campioni, il giorno dopo ha chiesto l'aumento di soldi, quindi non è che lui c'ha il maestro Zanetti o Cambiasso, no, c'ha il maestro quello lì del Racing, ok? Quindi, ragazzi, un saluto a tutti, ci sentiamo alla prossima, sempre Forza Inter. Se andiamo avanti a giocare con questa voglia, con questa corsa, io dico che ne perdiamo poche. Ok? Ne riparleremo. Ciao.